Cos'è che trovi? Sei di Milano? Sì. No. Una di quei quattro di Milano. No. Fuori paese. Milano. Centro pieno? Dati, sei imbruttito. Ovvio. Cosa ne pensi tu di Superbar, che sei del settore? Grandissima manifestazione. Super. Vabbè, tante belle donne. Fantastica. Soprattutto i cocktail, che ormai sono entrati in circolo, non li sento più. C'è un bel evento. Ma ti dirò, ho bevuto 3 cocktail, uno più buono dell'altro. È bello, molto figo. Milano capitale mondiale del cocktail, come la vedi? Nel futuro. Stasera sì, qui sì. C'ha tutto per essere una capitale del cocktail d'Italia. Tranne che... No, vabbè, adesso non... Come la vedete come frase? Però un po' sì, eh. Che cos'è che manca? La figa. No, fino ai cocktail tutto bene, sull'internazionale, ecco. Sempre e comunque, Milano capitale mondiale dei cocktail. Cos'è che potrebbe mancarle per esserlo? Che la nominino capitale. Solo quello, quindi ha tutte le carte in regola. Tutte le carte in regola. Milano è la capitale di tutto, della moda, del cocktail, di tutto, no? Ovviamente deve diventare l'Happy Hour, è nato a Milano, in altre città è solo una copia. Non andate, venite a Milano, il Duomo vi aspetta. È stato uno sbatti trovare parcheggio. Sì. C'era un casino di gente. E quindi non sapevo dove fermarmi. È un po' abusiva la macchina, però. No. No, ma sei venuta in macchina? Sì. E sei contro i mezzi pubblici, chiaramente. Assolutamente. No, hashtag no ai mezzi pubblici. No, no, per noi no. Abbiamo parcheggiato dentro. Ma neanche tanto, ti dirò, ho parcheggiato qua fuori, davanti. Probabilmente avrò 6 multe, ma fa niente. Ho fatto pure un bel parcheggio creativo, però, Grande! Qual è il cocktail più strano e interessante che avete bevuto stasera? Lo vuoi sapere? Lo vuoi sapere? Sì. Non te lo dico. Stasera ho provato una roba di una distilleria francese di cui non mi ricordo il nome, però era veramente buona. Negroni milanese, ma gli sfigati bevono sbagliato. Bella domanda. Come non me lo dici? Perché è imbruttito. Bravi ragazzi. Cos'è la cosa che ti ha mandato più in sbattimento? La figa. Come al solito. Ci sono troppe fighe, quindi automaticamente bisogna essere un po' più... La figa è un problema, lo sappiamo. Dai, buona serata e buone bevute. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te.